ragazzi, ben trovati. Nuova uscita in barca. Oggi siamo alla ricerca dei cefalopodi. Siamo a Seppie con una bella corrente che spinge da terra e la condizione è perfetta. Ci siamo avvicinati un po' più a terra e vediamo quello che succederà. E stiamo appunto cercando proprio qualche seppia, dato e visto il periodo. Siamo già attrezzati con i nostri artificiali. Che previsioni abbiamo però? Le previsioni sono buone, abbiamo fatto già un paio di cale, abbiamo preso delle seppie, una un pochettino più grossa, l'altra un pochettino più piccolina, che abbiamo rilasciato. Adesso abbiamo fatto la gente per farci un po'. Abbiamo appesantito i piombi perché comunque appunto come vi dicevo c'è troppa corrente. Le stiamo cercando, vediamo quello che uscirà. Per quanto riguarda la costruzione dei travi che andranno in acqua, ve ne faccio vedere uno, faccio vedere il mio. Allora, abbiamo ricavato un trave di circa 80 cm a cui abbiamo legato quasi nelle pertinenze del piombo uno snodo, a cui abbiamo agganciato un bracciolo di circa un metro, sgancio rapido e il nostro artificiale. Io sto iniziando con questo colore scuro che già ho preso la prima seppia. Ho iniziato con questo colore scuro perché le seppie vedono sulla scala dei grigi, quindi più buio c'è e meglio fa contrasto il colore scuro in acqua. Poi man mano che il sole inizia ad alzare andremo a cambiare i colori mettendo delle gradazioni più chiare. Facciamo un altro paio di gercate con questo artificiale, vediamo se ne esce qualche altro, altrimenti ci rimoduliamo. Queste sono le classiche trave. Invece Salvo, io sto pescando con una paratura scorrevole, cioè un piombo scorrevole abbattente direttamente sulla girella, con un bracciolo di circa un metro, con il nostro famigerato artificiale. Io personalmente sto pescando, avevo cominciato con un colore più scuro, poi ho montato questo di colore arancione e la prima seppiolina già è uscita pure. Vediamo su cosa si lanceranno per primi. Ci proviamo sempre. Anche Ivan con la seppia in canna. Forse abbiamo cambiato diversi punti, però finalmente ci siamo messi in stanza. Eccola qua. Ecco, altro seppia. Thank you.
bella piega di Daniele, perfetta che arriva alla grande. Decidiamo di andarcene, escono tutte le sezioni. Faccela vedere. Parte l'acqua in faccia, dico facciamo vedere. Giornata non ricchissima, ma comunque il mare ci ha ripagato. Abbiamo gli fatto, ultimi momenti. Abbiamo fatto una decina di seppie, tutte quasi stranamente, quasi tutte prese prima di andare via. Abbiamo variato i colori degli artificiali, possiamo dire che nelle ore più crepuscolari, da alba, insomma, ci hanno pagato i colori scuri, e poi man mano che saliva il sole siamo passati da una colorazione dorato quasi marrone a una colorazione viola. Niente, ci siamo divertiti, siamo stati sempre in ottima compagnia, il nostro amico Daniele pure, che al momento sta riprendendo, ha preso anche lui qualche preda, lui è un professionista dello spinning, diciamo, l'abbiamo adattato alle sempie. Ha provato pure a fare un po' di vertical. Ha provato a fare un po' di vertical. Abbiamo avuto belle marcature pure sotto l'imbarcazione, però. Però non siamo riusciti a uscire da questo tipo di pesce. E quindi niente, vi rinnoviamo ancora una volta gli auguri per questa giornata. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le volte. Che dire? Buona domenica a tutti! Buona domenica a tutti, auguroni! E alla prossima! Ciao! Ciao ragazzi!